Buon pomeriggio dalla redazione del Cittadino, facciamo il punto a metà giornata e partiamo dall'arresto in Bulgaria di due bulgari che nel nostro territorio, in provincia di Lodi, si erano macchiati di una serie di reati. In breve, avevano rubato portafogli a anziani nei centri commerciali e avevano utilizzato carte di credito e bancomat per acquisti e prelievi fraudolenti. L'azione di indagine dei carabinieri di Cavenago d'Adda insieme alla Procura della Repubblica di Lodi ha portato, con la collaborazione delle autorità bulgare, quindi a questi arresti e un po' di giustizia è stata fatta. Curiosità, questi ladri bulgari erano scappati in Bulgaria quando nel nostro territorio era esplosa la pandemia. Domani su Cittadino vi raccontiamo dunque questa storia che si è conclusa positivamente. Per quanto riguarda invece il tema della scuola, che resta caldissimo e nel quale regna l'incertezza, domani dedichiamo altre 2 pagine di approfondimento. Stiamo cercando di capire cosa farà il Comune di Lodi con le proprie scuole, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e poi c'è tutto il rebus delle scuole superiori con varie ipotesi. C'è chi propone una tenso struttura esterna, chi pensa di utilizzare biblioteca e aula magna, chi pensa di fare aule a rotazione o didattica a distanza. Davvero la situazione è molto complessa, il tempo stringe e come al solito in Italia arriveremo all'ultimo, danneggiando fondamentalmente i ragazzi e le famiglie. E ancora, per quanto riguarda sempre Lodi, c'è il provvedimento nazionale che blocca gli sfratti. Nel nostro territorio sono circa 100 gli sfratti che sono stati congelati. Una buona notizia per chi è sottoposto a sfratto, una brutta notizia per i proprietari immobiliari che infatti non l'hanno presa molto bene. Per quanto riguarda Lodi Vecchio, una bella iniziativa che è in programma venerdì sera, questo spettacolo, questa sorta di commemorazione barra spettacolo per tutti i morti del Covid in piazza, è atteso anche il ministro della difesa Guerini. A Sant'Angelo intanto sono quasi 700 i test sierologici fatti dal centro privato San Giorgio a prezzi calmierati, sono davvero tanti sant'angiolini che sono andati a farsi fare appunto questo prelievo. Casale cambierà la sagra di San Bartolomeo, probabilmente non ci saranno più i fuochi artificiali, ci sarà però il tombolone, a rischio la tradizionale torta. Per quanto riguarda Codogno, stamattina siamo andati con il sindaco a fare un sopralluogo ai cantieri dello stadio Molinari, corsa contro il tempo per chiudere i lavori entro il mese di settembre. Non è detto che ci si riesca. Sul Milano, via libera alla pista ciclabile che dalla stazione di Melegnano condurrà alla stazione di Locate passando per Cerro e Carpiano. Questa è una buona notizia sul fronte della mobilità sostenibile. Per quanto riguarda sempre Melegnano, i genitori della scuola di Viale Lazio chiedono certezze e ancora qui il tema della scuola è in primo piano. Vittorio, il municipio dopo l'incendio resta chiuso. Sordio, siamo in attesa della sentenza per il tentato omicidio di un camionista. L'episodio è avvenuto pochi mesi fa alla stazione di servizio lungo la via Emilia. Infine, ultima informazione di servizio, il cittadino che trovate in edicola domani sarà un cittadino in parte tutto nuovo perché abbiamo rivisto leggermente il formato per darvi un giornale ancora più agile e ancora più leggibile. Il carattere non cambia, per cui non dovrete sforzare gli occhi, riuscirete, speriamo, questo è il nostro intento, a sfogliarlo con maggior godibilità.